Io quello che posso promettere sicuramente è serietà, che è una parola che spesso e volentieri viene un po' sottovalutata. La serietà nel dare tutto per il Napoli, nel trasmettere quello che la mia cultura a livello lavorativo, nel trasmettere quella che è la mia mentalità. Nel trasmettere sicuramente le mie idee calcistiche. Ha esordito così Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazione, giurando serietà ed impegno massimo a tutti i tifosi del Napoli, che l'ex Tottenham intende rendere orgogliosi della propria squadra. L'obiettivo penso per un allenatore, al di là del fatto di riuscire poi a primeggiare, riuscire poi a fine stagione, come dico io, a scrivere la storia. È quello comunque di rendere orgogliosi i propri calciatori, i propri tifosi. Perché io penso che alla fine il tifoso deve riconoscersi nella propria squadra. Io penso che il nostro obiettivo massimo sia quello di rendere il tifoso veramente orgoglioso della squadra, della sua squadra, dei suoi calciatori, dell'impegno profuso, del calcio giocato. Quando si parla sempre di maglia sudata, sapete benissimo che nel calcio c'è la vittoria così come c'è la sconfitta, però non ci deve essere l'attenuante nel caso della sconfitta di non aver dato il massimo. Io quello che posso promettere ai nostri tifosi è quello che daremo il massimo, daremo più del massimo, perché a volte il massimo non basta. Quindi grande serietà sotto tutti i punti di vista. Io questo mi sento di dire e di impegnarmi. Il tecnico pugliese ha poi concluso la risposta con una battuta finale in pieno stile Antonio Conte su quale faccia avrà il suo Napoli. Avevo una faccia incazzata. Questo deve essere chiaro, perché veniamo comunque da un'annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto e quindi dovremmo avere veramente una faccia arrabbiata, trasferire questa voglia di rivalsa in campo, sotto tutti i punti di vista, ecco.